e invece no, finisce qui, finisce con la vittoria del Milan, che dunque si qualifica praticamente per la... Ci abbiamo messo tutto oggi, abbiamo sputato il sangue per provare fino alla fine, fino alla fine, ad andare in centro. Decisivo il colpo di testa da parte di Giroud. Vorrei citare il grande sommo maestro Max. Torniamo sempre da te, ci posso far niente. Anche nel Medioevo andavano accusate le streghe se succedeva qualcosa. Oggi ce l'ho con te. Diceva Massimiano Allegri: un passettino alla volta. È vero, perché se prima eravamo una squadra che vinceva gli scudetti per 9 anni, siamo diventati una squadra che non li vince più, ma vinceva i trofei. Poi siamo passati a una squadra che non vince più niente, ma che almeno va in Champions. Al prossimo passo, non si va in Champions dopo 12 anni. Un passettino alla volta. E per fortuna, a fine partita, mi tocca dirlo, è bruttissimo, a Tiritera, che era secondo, non ce l'ha manco più. E sei terzo. E sei terzo. E sei terzo. E sai cosa succede, secondo me, il prossimo turno? I giocatori lo sanno. Milan batti il Verona e Inter vinci col Torino. Potremmo dire che anche con più 10 punti. E un ci andava uguale in Champions. Ma nemmeno in pestata. Perché se no, comincio a criccarmi anch'io. Me ne tiro una dietro l'altra di smadonne. Oggi riscritta la storia. Una partita che secondo me è paragonabile a Spezia Lecce, lo 0-0 il biscotto. Io ho visto una roba di un'intensità un po' come a Dio, ragazzi, tanto, cioè, io anche se ci vado, lo sai che poi mi rompono le palle. Sì, sì, allora vai tu, perché tanto noi abbiamo troppi cazzi che... No, meglio non giocare, meglio. Ma sei sicuro? Sì, vabbè. Queste scene qua, le classiche scene da TikTok che vedrete domani. Perché tanto è stato questo, cioè, cosa abbiamo fatto? Oggi è finita, abbiamo perso un'altra partita. 3 di fila in tutte le competizioni, come del Neri, 11-12, la stagione 10-11, come del Neri. Lecce-Bologna 2-0, Mesba Bertolacci, Juve-Bologna 0-2, Di Vaio, Juve-Milan 0-1, Gattuso. Che destino, eh? E quella dopo fu Cesena-Juve, una squadra bianconera. In trasferta, stavolta Udinese Juve, finì 2-2, non si vince manco quella ai tempi. Per me si fa peggio, per me si perde anche a Udine. 10ª sconfitta stagionale in campionato, 17ª in totale, mai male come del Neri. E proprio come del Neri ritorna questo dato, la Juve chiude il ciclo. Un ciclo che poteva finire, sapete quando? 2 anni fa. Perché la Juve andò in Champions grazie al Verona, che fermò Napoli. E forse lì non era giusto, ci si andò ma si speculò sugli altri. E Pirlo fece 78 punti, che in un campionato del genere vorrebbe dire quasi essere vicino al Napoli. Quindi fece tanto, ma ci si arrivò in quel modo. Forse quell'anno lì noi esultammo così tanto alla fine, ma non è che ci è tornato tutto indietro. Abbiamo ritardato di 2 anni il ciclo che dovevamo chiudere con quel giorno, dove il Napoli segnava, vinceva 2-1 col Verona, noi si ripartiva da una coppa che cambiava le dinamiche, cambiava. Io vi voglio vedere quest'estate, quella che ho passato io dal 10-11 all'11-12, da quella stagione lì, estate 2011. Vi dico tutto quello che ho fatto quell'estate. Quest'estate appena passata e quella precedente, siamo stati lì a comprare Vlahovic, a comprare i giocatori, i migliori attaccanti, i migliori difensori della Serie A. Diventeremo più umili, perché dobbiamo ripartire da zero. Perché quest'estate sarà il problema trovare un giorno in cui non ci dovrebbero essere trattative per la Juve. Quanto dura? Dal 1 luglio al 31 agosto, più o meno il momento in cui si fanno le vere trattative. Ecco, 60 giorni, dovrebbero esserci 30 entrate e 30 uscite. Di tutti, staff, allenatori, giocatori, difensori, esterni, terzini, centrocampisti, mediani, perché oggi ci dice addio lui, ma tanto a me che cavolo me ne frega, mi ha detto addio Ronaldo, Del Piero, Buffon, Marchisio, Barzagli, cioè, Dybala, ma sto a piangere per questo, con tutto rispetto, cioè, il prossimo anno ripartire senza idee sarà impossibile, però, figurati. Quest'estate, sai come dovremmo essere? Umili, a noi non ce l'ha... Non siamo mai stati, siamo stati sempre quelli che volevano far troppo.
E torneremo belli, umili, umili, verete a dire: oh, c'è Mamblano che dice che Neymar va alla Juve. Non credo, a giocare che cosa adesso? Adesso quale sarà il nome più ricco che vorrebbe andare alla Juventus quest'estate? Sarà, almeno per questo punto di vista, un'estate rilassante, perché non avrò e non dovrò convivere con chi si credeva Gesù Cristo, ma non lo era. Perché Gesù Cristo ci si può credere solo al Real Madrid, che vinceva le Champions e può ambire solo a giocatori per rimodellarsi all'altezza da Champions League, da squadra che poi andava. E noi questa cosa l'avevamo abbandonata dall'anno di Sarri, e da lì in poi il calo c'è stato, ma abbiamo continuato a prendere giocatori comunque da squadra top, cosa che poi no. 11-12, erano appunto quanti anni? 12. Io quell'estate lì andavo al parchetto, mi apprestavo a fare i primi tiri di sigaretta, per fortuna ho smesso subito, meno male. Ascoltavo Fedez, usciva l'album di Penisola che non c'è, non avevo ancora il motorino, facevo il foglio rosa quell'estate. Che pischelletto ero, che c'avevo? Come mi vestivo? Cioè, andavo di moda i Frankie Garage come pantaloni, ne sto a far venire un po' di... C'era dato il jump sul telefono, sì, c'era dato il jump, i telefoni, c'era il Samsung Galaxy S4... O S5, c'era l'iPhone 4S in quel momento. Sì, quello nero piccino che era tanta roba, tipo un terzo di questo. Questa era la mia ultima esperienza. È passato così tanto tempo. Durato tanto, Forse anche fin troppo, ve l'ho detto, 2 anni in più rispetto al normale. Era con Pirlo che già poteva finire. Perché poi cambia, va in Champions, anche se non il mercato lo fai perché va in Champions. Adesso voglio vedere come cambia il discorso. Qui non è neanche a dire, ma sarà Europa League ancora, forse sarà Conference. Onesto, piuttosto che giocare alla Conference, escludetemi, voglio essere punito, non la voglio giocare una coppa dove poi diranno che la Juve l'ha giocata dopo che l'ha vinta la Roma e forse anche la Fiorentina la gioco io. Ci avrei solo da perdere, ma nulla da gioire, per favore non ci mandate in Conference, escludeteci, ci vediamo il prossimo anno direttamente, meglio non giocare quelle partite, per favore, mi chiedo col cuore, almeno l'Europa League. Ma d'altro ho visto, no, come volevamo andare a giocare l'Europa League, no, vi meritate sai cosa se giocate la Conference? Di Joa Astana, di Joa il Marocco, al limite dell'Europa. Vi buttino in un gulag in Russia, la squadra più a est, più a nord. Dopo Bodo, che c'è la squadra dei pinguini in Conference, la squadra della Groenlandia. Bene, lì dobbiamo andare a giocare, santo Dio. Se avete giocato contro l'allenatore, perché poi non avete scuse neanche in quello. L'allenatore va via, cioè deve andare via, devono farlo andare via. Il Bayern Monaco ieri ha vinto 11 scudetti consecutivi. Che ha fatto? Ha esonerato il CEO e il DS. Un secondo dopo hanno vinto, esonerando Nagelsmann, che era andato ai quarti di finale di Champions League. Una robetta così, cioè aveva soltanto battuto il PSG, poveraccio, non è che, cioè, è colpa sua. Poi infatti dopo si è vista come è andata a finire, ma loro per assurdo anche troppo. Noi ripeto, sono 3 anni che non si perdevano 3 partite di fila, sono 12 anni che non si facevano queste cose, queste sconfitte, questi risultati, questi pochi punti. Forse anche meno dell'anno scorso? O fa 70-70, Max? O mi vuoi dire che questa è stata un'annata più bella perché abbiamo migliorato la classifica dell'anno scorso? Me lo vuoi dire? Per Udinese Juve? Tanto sei prevedibile come non so che cosa. Come il brivido quando devi andare al CES e sei troppo lontano da casa. E lì non puoi farla. Non puoi. Però è prevedibile perché sai che arriverà. Oggi, appunto, come ci dice addio Rabiot, mamma mia, starò male, un anno fa se mi dicevano che sto male per il tuo addio mi avrebbero detto, vabbè, fatte cura, perché, insomma, stare male per Rabiot. Una sera in cui un anno fa salutavo Chiellini, per 18 anni giocatore della Juventus, e Paolo Dybala per 7, ma mi ha dato almeno cose e ricordi più piacevoli. Tutto partita Juve, da Milan-Juve, no? Il gol, primo gol, e poi finita Juve-Milan. Oggi, finisce un ciclo, bene, il giocatore che ha lo stipendio più alto, prossimo anno da Juve, chi è? Pogba? Ah, perché Pogba vuole rimanere? Si dà una seconda chance a se stesso? A noi ci vorrebbe, sai qual è? Mi dite chi è il migliore allenatore? Uno che non avremo mai le palle di assumere, De Zerbi, perché De Zerbi è quello che se ti arriva, non è che ci sono mezze misure, lui ti dice, io Pogba, il mio giocatore più forte che ho allenato è stato Berardi. Ah, Berardi! Il calabrese che non volevate quest'estate perché era meglio di Maria, perché è quello che si era mangiato un gol all'europeo! Volete De Zerbi? Berardi... E io voglio giocatori così, a me che ci faccio con i Pogba che sono già arrivati nella vita, che non giochino mai, che non corrono? Io voglio 11 Giaccherini, voglio 11 Berardi. Non ti vanno bene e cambi squadra, perché la Juve sarebbe questa.
Ah, ma noi siamo quelli che hanno vinto più scudetti di tutti in Italia, dovremmo ambire al meglio. Però tempo al tempo. In questo momento devi accettare tutto quello che sarà dal mercato. Caro tifoso, juventino esigente, fin troppo. Risciacquiamoci la bocca. Visto Bonucci sul finale, Juve-Milan, andava detta sta cosa. Un passettino alla volta, eh? Passettino alla volta.